Salve, credo che Toscano stia giocando sporco, chiedendo a ogni suo collaboratore, persone che collaborano con lui perché o sono spesso invitate sui suoi canali, mettendo anche in difficoltà le persone, potendo mettere in difficoltà. Cioè, praticamente li porta a dover pagare omaggio a lui e alla nu sua nuova formazione politica, perché è una nuova formazione politica, non è il continuamento di Ancora Italia, perché Ancora Italia ancora esiste. Allora tu fai un movimento che un po' da paraculo prende l'iniziale del partito da cui ti stai staccando, mettendo e usando come trade union la parola Italia con Italia sovrana e popolare, sta facendo un doppio torto. Uno ancora Italia e uno al vero partito Italia sovrana e popolare, e lui veramente quella è chiaramente un modo per traghettare in quest'altra cosa. È un colpo al cerchio, un colpo alla botte. Però non è ancora Italia, che ancora Italia con il simbolo di Dante si chiama ancora Italia per la sovranità democratica. Avendo detto ciò, io ho estrema stima di Giorgio Bianchi, però Giorgio Bianchi non è di per sé un politico, almeno fino a pochi mesi, fino a che non si presentava alle elezioni. E quindi il suo giudizio politico è un giudizio politico di una persona che, a parte occuparsi di politica in senso di politica internazionale, quello che succede nel mondo, quindi di attualità, e su quello non ho niente da dire. Però non è che adesso facciamo dei santini, allora qualsiasi cosa che dice Bianchi è giusto, qualsiasi cosa che dice Saviano è giusto. Cioè, in Italia è così, diventano, scusate se ve lo dico, dei tuttologi e degli influencer. Ok, quindi so che lui si è presentato con Italia Sovrana e Popolare, però utilizza la sua fama per parlare di qualcosa che probabilmente non sa. Spero che non sia, perché parlare di estrema destra, di quelli che sono rimasti con Ancora Italia Sovrana e Popolare, quella di Dante, è una mistificazione, se non ignoranza dei fatti. Allora, siccome io queste persone le conosco e in parte ci sono anch'io, io non mi ritengo assolutamente di estrema destra e non ho sentito discorsi di estrema destra. E anche se ci fossero, non è che questi sono di estrema destra. Allora, il partito si proponeva di unire la destra e la sinistra. Allora, nella misura in cui quelli di sinistra se ne sono andati con Toscano, è ovvio che quelli che sono rimasti non sono di sinistra, di estrema sinistra, ma questo non vuol dire che sono di estrema destra. Perché non sono di Casa Pound, non sono di Forza Nuova. Chiaro stu fatto. E poi, anche se ci fosse qualcuno transfugo di queste cose qui, transfugo, e va bene. Si accolgono singole persone senza che questo vuol dire che di botto il partito prenda, anche perché vogliamo ottenere le persone marchiate a vita. Ma scusate, ma Toscana non ha preso i transfughi dei 5 Stelle? E mi pare che in Italia Casa Pound e Forza Nuova, io non sono di estrema destra, ma non contano una merita ceppa in pratica. Ok, andate a vedere quanto hanno preso Casa Pound le elezioni. Tant'è vero che non si sono più presentate alle elezioni. Mentre 5 Stelle hanno preso, che era il 36%, 34%, non mi ricordo. Ecco, e hanno combinato parecchi casini. Ok? Quindi non ci raccontiamo cazzate. Ok? E poi trovo estremamente scorretto da parte di Toscano che chieda a ognuna delle persone di in pratica fai la domanda a cui non si può dare che
una risposta univoca, perché se queste persone, chiamate spesso da Toscano, che gli dà una ribalta, nel caso di bianchi la maggior parte delle volte no, perché viene mandato come inviato, ma è stato spesso inviato, è stato spesso ospite in studio con Toscano, amico di Toscano. Voi pensate che lui in diretta possa dire la propria opinione? Sì, potrebbe essere, ma in pratica non lo farà, perché è il suo datore di lavoro. C'è una pressione psicologica. Io credo che lui abbia detto quello che pensa, ma qualora pensasse esattamente il contrario, dato l'ambiente da caccia alle streghe che c'è, che c'era in ancora Italia quando erano ancora una, e non questa scissionistica, scissionista che io chiamo Taiwan, che pretende di essere la Cina quando c'è 1 miliardo di persone, loro che ne sono 40 milioni, 20, però loro vorrebbero chiamarsi Cina, gli altri no. Ecco. C'è la Cina popolare e c'è Taiwan. Ripeto, l'ho già detto in un altro video. Ancora Italia, sovrana e popolare, a parte il nome che è una gran paraculata, è Taiwan. Ok? Taiwan che dice che lui è la Cina e gli altri non sono la Cina. Allora, questa, io ripeto, questo atteggiamento di chiedere a ognuno di rendere omaggio al nuovo partito e di, diciamo, sputtanare quell'altro, è indice di una grande debolezza. Nonostante ci siano tanti commenti a favore di Toscano, ma parliamoci chiaro, ci sta che persone che hanno solo una conoscenza da fuori della politica prendono le parti di Toscano. Piccolo particolare è che Toscano non ha fatto mai un dibattito con le altre persone, mai un dibattito con Mario Gallo, mai ha invitato tutti nel suo canale, meno quelli che potevano dire un'opinione diversa su quello che stava succedendo, perché erano etero diretti, erano di estrema destra, erano traditori, erano infiltrati e tutte queste menate, menate. Ora, una persona con un po' di cervello si fa delle domande, ma perché Toscano non attivamente, non conduce? Ha parlato con Teodori, ha parlato con cani e porci, senza che Teodori sia cane e porci, è un esempio. Ha parlato con tutti, non con quelli del proprio partito, almeno su Ancora TV. È ovvio. È ovvio che se tu ritieni di avere il coltello dalla parte del manico, lui ritiene di aver ragione, è un minimo di democrazia, non per altro che per sputtanarli, tu gli inviti. Non li invita mai. Cioè, lui si dimostra peggio del mainstream, che bene o male Orsini lo invitano, magari per farlo così. Ma hanno invitato pure Toscano, sì, sotto par condicio e sulla 7. E il fatto che Toscano sia più invitato in studio in questo momento mi fa pensare, come si dice, non vorrei, mi fa pensare che ci sia qualcosa che non va. Ecco, che si cominciano a sdoganare. D'altronde si è alleato con persone che hanno una certa visibilità, tipo Rizzo, la gente conosceva il partito di Rizzo e non sapeva che c'era anche Toscano. Bravo Toscano, bravo, bella unione, no? Dove non conti, dove è il mainstream che stabilisce chi è la persona più importante, Rizzo, perché è più conosciuto. Quindi c'è un legame fra questo partito e alcuni meccanismi. D'altronde, io quando stavo in piazza, una persona del Partito Comunista mi ha minacciato perché io prendevo in giro quelli di Mediaset, perché lui doveva fare l'intervista. Ecco, l'intervista era importante. Perché erano di Mediaset. Ma come? Il mainstream Mediaset. Quelli che nella stessa piazza i militanti non ci volevano parlare, perché non ci volevano parlare, la maggior parte. Ecco, questa è la situazione. E questo mi ha dato
l'input di, me lo sono posto questo problema anche sotto lezioni. Ma è possibile che ancora l'Italia si leghi a un partito i cui militanti hanno ancora questo modo di fare e che rappresenta il Partito Comunista un qualcosa di estremamente carico, mentre da destra si sarebbero inglobati singole persone, a sinistra ci si alleava con un partito che si chiama Partito Comunista, data la sicura alta percentuale di simpatizzanti iscritti di Ancora Italia, quella vera, che hanno esperienze di destra, e di destra non vuol dire estrema destra, e io non sono di destra, ma neanche di sinistra, ma neanche di centro. Vabbè, io su alcune cose sono di destra, su alcune cose sono di sinistra. Ma questo era l'idea di Ancora Italia. Si parlava di Rosso Bruno. Bruno, vabbè, dall'idea del fascismo, ma voleva dire di destra. Quando tu non prendi persone singole, ma ti allei a una formazione e personaggi come Ingroia che hanno in parte quella mentalità sul gender e sull'immigrazione che è assolutamente contraria a quella che è la base del partito, non ti puoi meravigliare se quasi tre quarti del partito, più di tre quarti, diciamo tre quarti, non ti segue. Fai un falso congresso che è una buffonata. Cioè, queste cose sono quello che fa il regime quando decide dall'alto che dobbiamo entrare in Unione Europea, dobbiamo fare quello, dobbiamo fare quell'altro, dobbiamo entrare nell'euro. Cioè, decisioni prese dall'alto. E mi sono rotto il cazzo di decisioni prese dall'alto. Mi hanno interpellato. Quanti militanti del partito sono stati interpellati di questa decisione esiziale? Quanti? Mandatemi un'email, ditelo. Guarda, io sono stato, se c'è stata una discussione, a me non mi sta bene che si prendano decisioni dall'alto con un congresso del partito che è stata una farsa, anche quell'altro a luglio, per alzate di mano, non si sa chi cazzo ha alzato la mano, se avevano una tessera del partito o no. Poi persone che non sono d'accordo con te, no, ma Vitangeli, io non sono stato assolutamente a favore di Arnaldo Vitangeli quando ha parlato di astensionismo o un po' sdoganato, e io non gliela mando da dire, non gliela mando a dire, però che lui si sia allontanato così, siccome sapeva che Arnaldo Vitangeli è una persona che ha un certo seguito, non poteva attaccarlo perché ci faceva una brutta figura. Quindi ho cercato di glissare, no, ma qui pure su Fusaro, ripeto, continua a dire che è andato, so che lui prende soldi, l'ha presi da te. E allora? L'ha presi dal partito. Qual è la cosa? Se non stava bene, che lui faceva l'ideologo di riferimento non avendo la testa del partito, cosa che neanche lui pare che ha avuto, però ragazzi, cioè io voglio dire una cosa, ma sarà una cosa formale, ma una cosa assurda che un capo di un partito non abbia la testa del partito. Ma che senso ha? Se se ne è dimenticato c'ha seri problemi, se non se l'è fatta volutamente c'ha seri problemi. D'altronde, guarda, si è messo in una condizione. Forse pensava che il partito fosse guidabile come delle pecore. Comunque, mi dispiace che una persona che stimo, come Giorgio Bianchi, non abbia capito il trappolone della domanda di Toscano. Ripeto, ma è così chiaro che lui sta in difficoltà a Toscano. È così chiaro che ha fatto un congresso
una riunione che non poteva essere un congresso, ma proprio ha preso decisioni come se fosse un congresso. A chiunque abbia un po' di intelligenza e di buon senso, è chiaro, Toscano vuole gestire in modo personale un partito, ha deciso che questo partito sarebbe confluito in qualcos'altro e in un modo surrettizio. Prima l'ha presentata come un'alleanza elettorale e poi come un partito. E poi di nuovo con un'alleanza elettorale quando gli faceva comodo perché aveva mal di pancia in Ancora Italia. Lo so che l'ha fondato lui. Io pure ho fondato dei gruppi, ci ho litigato e loro hanno continuato senza di me. Ma non è che ho fatto un gruppo col nome simile a quello e quell'altro. Non avevo fatto copyright sul nome del gruppo e poi trovo poi dire se poi quel gruppo è finito a puttane e io invece ho continuato, cioè finito a puttane, è scomparso. Però bisogna, se la fai figura del rosicone, ma un gran rosicone. Ma se non contavamo un cazzo, non andava a dire ragazzi a sguinzagliare i tesserati che io noi. Quelli che si sono tesserati hanno si sono tesserati a un partito, non al club dei fan di Toscano. Se volete pagare Toscano, andate su Ancora Italia, su Visione TV. D'altronde, quando c'è stato il passaggio da Vox Italia ad Ancora Italia, lui non ha chiamato il canale Ancora Italia, ma Visione TV. E questo fa capire molto, perché voleva tenerlo sotto di lui. Chiaro? Per cui faceva da volano al partito, ma poi a sua volta il partito doveva dipendere da quello che è la vetrina. Quindi lui attraverso questa visione TV poteva manipolare anche quello che succede nel partito, invitando questa persona che la pensa come lui piuttosto che un altro e portare avanti talune persone e non altre. Ovviamente la maggior parte di queste persone che vanno là non sono propriamente dei membri, di attivisti di un partito e quindi quando c'è stata questa cosa lui è passato alla discussione, tutti quelli che sono stati ospiti dei suoi salotti, delle sue trasmissioni, anche soprattutto delle discussioni via web, cioè l'altro era collegato con Skype, un altro programma. Passato a riscuotere queste persone, per cui queste persone, io credo alcuni proprio non sanno, alcuni non sanno veramente quello che succede nel partito. Quindi fa comodo pensare che noi siamo dei fascisti, degli eterodiretti. A me non mi dirige nessuno, e se i soldi vanno a un partito devono rimanere ai titolari di quel partito che hanno mantenuto il nome. Hanno mantenuto gli ideali e hanno mantenuto il logo del partito. Se voi me ne volete andare, fate come cavolo vi pare. Ok? D'altronde, che ne dicano, non sono la maggior parte del partito, non sono neanche superiori alla metà. Quindi, io non so che pretese hanno queste persone. Ripeto, mi è molto, molto dato fastidio che Giorgio Bianchi, una persona che stimo, ripeta, sono dei fascisti, ma queste sono le stesse cose che ci dicevano a noi Novax. Andavamo in piazza, sono di estrema destra, sono fascisti. E adesso voi dite a noi che siamo di estrema destra. Come si dice a Roma? Ma pensate che noi pisciamo dal ginocchio? Che ci abbiamo l'anello al naso? Pensate che la gente è così. Certo, i fanboys di Toscano ormai hanno preso questa persona, è stata grillizzata, il partito è stato 5 stellizzato, probabilmente troveremo talune persone che saranno i nuovi Di Maio, i miracolati, col piccolo particolare che ancora devono prendere un cazzo di senatore o di deputato. Forse Toscano pensa che alleandosi con il Partito Comunista, che ha più visibilità, d'altronde io l'ho difesa, ma insomma ho difeso, cioè, però
mettere come candidato Gina Lollobrigida, che poi un deficiente mi ha detto, ha scritto, l'ha fatto per il vitalizio, sì, a 95 anni ti candidi per il vitalizio. Ma è ovvio che tu prima di candidare talune persone dovevi, non che altro per un partito, tendi a, che fai, come mi ricordo negli anni 70-80 tanti personaggi del mondo civile si presentavano, erano dei testimonial, e anche Gina Lollobrigida era un testimonial. Ma ammetterete che gli ero del culo a qualcuno che invece si è speso nei banchetti, quello e quell'altro, ha fatto politica attiva col partito per poi portare avanti dei testimonial? Ho detto io, mi scontraddico, che era una su tantissimi, è vero, l'ho detto, quindi a quell'epoca ci credevo in questa cosa qui, mi sto contraddicendo, ma sicuramente non era quello il problema principale la Gina Lollobrigida. Adesso si vede che, insomma, con altre cose che sono uscite dopo, allora colleghiamo, cioè il fatto che Toscano utilizzi persone che hanno più visibilità, tipo Rizzo, certo non D'Andrea, ma e invidia per, è un grande paravento Toscano, perché se avesse utilizzato questa intelligenza non per fare un partito personalistico ma per altre cose, nessuno penserebbe di scalzarlo o di levarlo, ok? Ma quando una persona è capace di fare qualcosa, bene, ma poi quando passa la discussione, siccome io ho fatto questo, siccome ho fatto, adesso fate come dico io, no. Adesso ho passato già 20 minuti, vabbè, volevo farlo corto pure questo.